Parigi, 19 luglio 1952. Fausto Coppi eguaglia il suo primato del 49 vincendo nuovamente nella stessa stagione Tour de France e Giro d'Italia. La sua stella è al culmine, ancora lontana dai cattivi presagi degli anni successivi. Rivediamolo sull'isola Arcole dove Fausto compose le pagine più belle della sua leggenda. A 8 anni di distanza, nella stessa tappa dell'Isoar, dedicata alla memoria del campionissimo, due giovani corridori italiani lo hanno degnamente ricordato. Sono Massignano e Battistini, il cui stile di scalatori è la migliore promessa per l'avvenire. Eccoli soli verso la vetta di Fausto. In cima passa primo Massignano, che vince anche la classifica finale del Gran Premio della Montagna. Folle la discesa. A Briançon la volata è di Battistini, che a corsa finita smentirà polemicamente di avere ricevuto via libera dal suo compagno di fuga. Un po' di rivalità comunque non guasta. Ed ora verso Parigi. La volata è per il mattatore dello sprint Graschitz. Ma gli applausi sono per i nostri. Era dall'ultima vittoria di Coppi che un italiano non vinceva il Tour. Gastone Nencini, battuto al Giro d'Italia per soli 28 secondi da Anquetil, dimostra con la sua vittoria finale che per un ciclista la vita può anche cominciare a 30 anni. Egli è l'unico tricolore che ha portato la maglia gialla a Parigi senza aver vinto neppure una tappa.